Sapete che mi è venuta un'idea geniale? L'altro giorno, inizio ad avere una certa età, a una grigliata stavamo giocando col cannone sparapatate e dopo essermi scottato un paio di volte il dito... Sono bruciato. Ho detto, perché non si può fare di più? Perché non può migliorare? Perché non può andare oltre quello che già va? Perché? Beh, dirai, che cavolo dici, Davide? E invece vi stupirò. Si può fare qualcosa per migliorarlo? Sì. Beh, che cosa si può fare? Non lo so. Credo proprio che la cosa migliore da fare sia l'accensione in Cosa migliore da fare è l'accensione sicuramente. La difficoltà della reperibilità. Ah, dei proiettili. Anche perché ho comprato la stampante 3D e qualcosa con la stampante 3D potrei fare. È una scienza perfezionabile quella del cannone sparapatate. Quindi ora andiamo nel mio ufficio. Via. E benvenuti nel mio ufficio. Camera mia. Quindi adesso apriamo Fusion. Allora, il primo proiettile sarà il classico, la sfera. La classica palla di cannone. Per poi arrivare a questo, che sarà, diciamo, il principale, il più classico. Dove ne stamperò un tot perché all'interno, siccome è cavo, voglio riempirlo per appesantirlo, per vedere vari pesi come reagisce. Poi ho disegnato questo qua, che è una specie di mortaio. Non lo so, vediamo come va. Ma poi c'è lui. Gli ho fatto questa spirale perché voglio vedere se si arrotola mentre viene sparato. Così. Poi c'è lui. Che è l'AGM-65 Maverick, che è un razzo fighissimo. Ovviamente questo qua è abbozzato. Cioè, che è un razzo che può... C'ha una telecamera, segue le cose, fa boom contro le cose. E qua ci ho fatto una sede per... questa telecamerina qua. Non l'ho mai provato, sinceramente, l'ho pagata tipo 3 euro. Non credo che abbia quella qualità eccelsa, quindi anche se si spacca subito non mi interessa personalmente. Quindi, stampiamoli e poi passiamo al laboratorio. Ciao! Ovviamente poteva non finirmi la plastica all'ultimo giro. Quindi mi è toccato stampare solo le puntine e incollarne una ad una. Oh. Adesso guardiamo il primo, l'unico componente da applicare sopra il cannone sparapatate per poterlo migliorare. Il miglioramento che mi sentivo di fare era quello dell'accensione, perché non volevo sempre infilare e togliere l'accendino. In più aveva una scintilla piccolina che faceva bruciare più lentamente. Ovviamente più la scintilla è grossa, più subito. Quindi ho acquistato questo trasformatore ad alta tensione, che ho attaccato la matita perché volevo farvi vedere come funzionava. Costa 5 euro, molto economico e assicura l'accensione, che è molto importante perché potreste farlo anche a distanza. Al momento oggi mi limiterò a farlo a filo. È molto semplice farlo funzionare, adesso vediamo. Si può partire da una pila da 1,5 volt. Il verde e il negativo. Scarica. Mannaggia. Ovviamente a un voltaggio così basso il ritmo è più lento. Volendo si potrebbe passare la pila da 9 volte. Proviamola. Andiamo a montarla. Poi! La cosa più bella in assoluto della modifica che ho fatto è stato... Sì, non è stata una cosa furba. Allora, ne ho fatti un tot di tipi. Ma non so se vede, ma la punta è stata aggiunta. Quindi ho realizzato queste 5 forme. Questa ritengo sia molto carina. Poi c'era questa qua, che ha la forma spirale, la classica palla di cannone. Il mortaio. E poi ho fatto 10 di queste forme qua. Sono vuote, sono sempre spesse 2 mm. Ne ho fatte 10 perché volevo provare a riempirle di gesso per vedere, per poterle sparare con pesi diversi. Bisogna trovare il compromesso tra peso e potenza. È come quando uno lancia un pezzo di polistirolo e un sasso. Il sasso va più lontano, se tiri un sasso troppo grosso va troppo vicino. Il concetto è quello lì. Comunque questa qua è la sezione da dove ho preso le misure per tutti i disegnini. C'è pochissimo gioco. Quindi, già queste due semplici modifiche, voglio vedere se riuscirò effettivamente ad andare più lontano di quanto ero andato prima. Comunque adesso sono riuscito a scaricare un'applicazione, un metro GPS, e basta. Quindi oggi riusciremo a prendere qualche misura un po' più accurata. Ora, la prima cosa con cui partirei è appesantire il singolo proiettile. Allora, sono 22 grammi. Ho preso il gesso rapido... Allora, quindi adesso ne faccio uno ogni 5 grammi.
Eccoci qua, signori. Quindi, considerando che i nostri proiettili adesso sono pronti, lavoriamo sul cannone. E così, già che ci sono, peso anche questo. Sono 62 grammi. Quello con la telecamera, 30. Quello con la spirale, 17. Quello invece sferico, 10. Quello tipo mortaio, 17. Ora che ho detto tutti i pesi, passiamo alla costruzione del cannone. Top. Allora, non vi farò vedere prima cosa uso perché non lo so. Lo vedremo insieme durante il video. La cosa che volevo fare era mettere un pulsante dentro una scatola qualsiasi. Quindi, prima cosa da fare, in assoluto, forare la scatola. Allora, io ho preso uno di questi pulsanti qua, industriali, e ovviamente normalmente aperto, cioè, perché sennò sarebbe sempre acceso. Lo voglio senza ritenuta, cioè, tipo, tu schiacci, lui va, e molli, non va. Cioè, non voglio che va, schiacci, e tipo, oh, no, vabbè, avete capito. E per farlo mi serve un bel foro di 22. Vi ricordate il foro in cui prima accendevo il cannone? Beh, adesso siccome userò l'elettricità avrò bisogno di fori più piccolini, quindi lo tapperò, proverò a mettere una piastrina in rame. Ok, allora, sinceramente sono molto in dubbio se fare la scatolina attaccata o non farla attaccata. Riflettendoci bene, mi piacerebbe mettere l'accensione più indietro invece che a metà come era stato fatto prima. Così, che in teoria così l'onda, cioè l'esplosione fa in tempo a bruciare tutta prima di uscire. Così, invece che a metà che si espande in entrambi i versi e quindi secondo me perde un po' di energia. Comunque, non prendete come corretto quello che vi dico, cioè guardatelo tanto per guardarlo, ma non prendetemi come esempio. È un esperimento, sto imparando con voi. Sviterò una delle viti che c'è già per sfruttare semplicemente un foro e metterò... Figo questo cacciavite. E metterò una di queste viti qua. Qua ovviamente dove verrà la scintilla. Allora, un'altra cosa che vi voglio far vedere è come connettere una pila da 9 volt a dei fili in modo che siano attaccabili e staccabili. Prendete una pila da 9 volt vecchia e spolpatela. Perché se vedete la pila da 9 volt, so che siete curiosi, dopo averci scancherato un po' intorno, si toglie la lamierina. State attenti che questa parte qua è taglia, cioè è lamiera. Questa è la pila da 9 volt in cui sopra c'è il più e sotto c'è il meno. Semplicemente staccate questa parte qua in alto. Questo qua importantissimo da smaltire del bidone delle pile. Allora, ora, considerando che la parte cicciotta, la parte più grossa dei due, è il meno. Si incastra così? Non considerate questa parte qua cicciotta il meno. Consideratela il più, ok? Il verde è il meno. Credo. Il verde è il meno. Ora parte elettrica. Adesso lasciatemi fare, poi dopo capite e vi spiego, perché non sono capace di spiegare. Allora, prendete il coso qua. E da bravi bambini ci dovete saldare lo stagno. Ora buchetto qua. Far passare i due da dentro fuori. Ottimo. Quindi adesso devo saldare il rosso col più. Ora mettiamo il meno da una parte. Lo mettiamo dall'altra parte. Oh, ora è finalmente collegato tutto, più o meno. Comando. Ah! E ora colleghiamolo al cannone. Dalla parte delle due viti ci sono da collegare i due fili. Piccolo colpetto di saldatura. Facciamo la stessa cosa con l'altro. Sì! Ramontiamo il tutto e proviamolo. Questa, tutta sta roba qua. La prendiamo e la mettiamo dentro. Da questo momento, armato, si mette tutto dentro. That's it. Proviamo a vedere come va. Va. Adesso ci sarà da fare il cavalletto per farlo stare a 45 gradi. Al momento la faremo stare a 45 gradi perché spara più lontano.
Ora che abbiamo tagliato i nostri piedini, li andiamo a incollare sul nostro tubino. Questo coso qua lo mettiamo dentro, così posso regolare anche un po' l'inclinazione. Allora, posizioniamo le gambine così e lo fissiamo con la colla a caldo. Filiamo le gambine, giro di colla dentro, rinforzino ce lo mettiamo. Quindi, è finito. Ovviamente non poteva mancare il test.